A Pomigliano d'Arco, giovedì 4 luglio, è stato presentato il libro Anche Israele, però. L'evento è stato organizzato dalla testata giornalistica La Voce Impertinente e ha visto la partecipazione dell'autore, il giornalista Gianni Scipione Rossi. Un libro dal titolo provocatorio. È un po' provocatorio perché riflette la situazione attuale. Il 7 ottobre dell'anno scorso c'è stata una strage. Hamas ha attaccato Israele e ha massacrato 1200 persone e ci sono ancora gli ostaggi. Dopo due giorni non se ne parlava più, adesso la colpa è di Israele. E tutto si è rovesciato ed è riemerso un antisemitismo che è sempre esistito ed esiste. Ed è un fiume carsico, purtroppo, ogni tanto viene a galla. In Medio Oriente, l'antisemitismo moderno è dovuto anche a ciò che Israele rappresenta. Questa è la visione di Luigi Caramiello. Israele rappresenta in qualche modo la dimensione emblematica delle caratteristiche dell'Occidente. C'è un mondo sviluppato di libertà, di pluralismo, di ricerca scientifica, economia, laicità, insomma è sostanzialmente una sorta di piccola sintesi dei valori e della credibilità, del significato dell'Occidente innestato nel Medio Oriente. L'antisemitismo ha radici storiche, ma ha assunto una forma particolarmente diffusa e sistematica a partire dallo scorso secolo. Nel corso della storia c'è un problema relativo appunto alla definizione di quello che era il mandato britannico, cioè della Palestina, che peraltro nel 1947 fu definita dall'ONU come una terra da cui dovevano nascere due stati. Poi c'è la storia dei paesi arabi che hanno sempre negato la decisione dell'ONU, la partizione del territorio, e che quindi hanno ingaggiato con Israele e con gli alleati di Israele una battaglia che ahimè non è ancora finita.